Ciao ragazzi, benvenuti al mio canale Flow Geek. La saga degli androidi e dei Trunks del futuro è una delle mie preferite in tutto Dragon Ball, perché ha quel velo di mistero molto molto figo che a me piace un sacco. Infatti oggi volevo disegnare uno dei personaggi del futuro, o Gohan o Trunks. Poi ci ho preso gusto e ho deciso di disegnare tutti, cioè almeno tutti i personaggi nel futuro di Trunks, e mi sono divertito tantissimo a farlo. Spero che questa saga piaccia anche a voi. E niente ragazzi, io adesso mi preparo, tiro fuori le matite e parto con il mio disegno. Prima però volevo salutare Luca Festa, Alberto Gagliardi e Luca Polidori. Grazie ragazzi, adesso vi mostro il disegno di Luca Cascioli. Grazie ragazzi per il sostegno, veramente a tutti, e adesso sì, partiamo col video. Decido di disegnare come personaggio principale Trunks, quindi parto dal viso, poi passo ai capelli. Beh ragazzi, devo dire che è la prima volta che disegno Trunks, e non solo lui, ma bensì tutti i 6 personaggi che disegnerò in questa illustrazione. Qual è la vostra saga preferita di Dragon Ball Z? La mia sinceramente è quella dei Saiyan, quando arrivano alla Terra. Però questa qua ragazzi è qualcosa di speciale veramente. Cioè quella magia di un altro Super Saiyan che arriva alla Terra, poi tutto il mistero dietro gli androidi, è veramente una figata ragazzi. Come potete vedere sono andato a disegnare a Gohan dietro in alto, e decido di disegnare a Bulma del futuro, un personaggio che sinceramente nessuno caga, soprattutto gli illustratori, però ho deciso di disegnarla perché secondo me ha un ruolo fondamentale nella trama. Quindi vai Bulma, ti disegno e ti appoggio, sono con te. Qui passo a disegnare C17 e parto sempre dal viso, faccio i capelli, la bandana emblematica che ha sempre sul collo, e poi passo subito a disegnare C18. Decido di farla in alto e di profilo, tanto per cambiare un po' il disegno, visto che erano tutti di fronte. E qui ragazzi vi devo chiedere scusa, ma ho avuto qualche problema tecnico con la videocamera, e intanto ho disegnato a Cell su in alto, come potete vedere. Qui è il disegno rimarcato, spero vi piaccia, e vi ricordo, se vi piacciono i miei video e i miei disegni, di dare un bel like e iscrivervi al canale. Poi ragazzi, vi ricordo di commentare qual è la vostra saga preferita di Dragon Ball Z. Sono abbastanza soddisfatto del risultato finale, perché è la prima volta che disegno tutti i personaggi che sono qui, e poi disegnare 6 personaggi insieme in un solo progetto non l'avevo mai fatto, quindi sono contento ragazzi. Adesso riparto, tiro fuori i colori e do vita ai miei personaggi. Parto usando il colore nero e lo passo un po' dappertutto, ovunque ci stia. Ho deciso di colorare con i pennarelli questo disegno perché è molto grande, e con le matite ci avrei messo molto più tempo secondo me. Non sono molto bravo con i pennarelli assolutamente ragazzi, preferisco 100 volte le matite per adesso, però sono degli strumenti che mi piacerebbe veramente usare e imparare ad usare molto meglio. Hanno dei colori molto brillanti e sono sicuro che allenandomi riuscirò a fare belle cose con essi. Adesso vado a colorare i capelli di Bulma del futuro e uso un azzurro per i suoi capelli. Con i pennarelli sto capendo che bisogna passare 1 o 2 volte per rendere uniforme il colore, e avere tanta pazienza e cercare di colorare sempre nello stesso senso. Poi per le ombreggiature, visto che non ho tantissimi pennarelli, ho scelto di usare le matite. Farò così un po' con tutti i personaggi. I colori principali li farò con i pennarelli, poi magari per dare le ombreggiature userò delle matite. Ehi ragazzi, se tra di voi c'è qualcuno bravo a colorare con i pennarelli, può commentare tranquillamente qualche consiglio. Le critiche costruttive e i consigli sono sempre ben accetti.
Amici, vi ricordo di iscrivervi al canale, dare like se vi piace il disegno, vi piace anche il video, e di commentare qual è la vostra saga preferita di Dragon Ball Z. Sono curioso, voglio sentire come sempre anche la vostra. Parto con la pelle e parto da Gohan. Lascio qualche spazio in bianco per simulare, come sempre, i colpi di luce. Uso due pennarelli, uno pesca e l'altro un rosa chiaro. E poi per le ombreggiature ho usato anche lì una matita. La stessa cosa faccio con Bulma e anche con il resto dei personaggi, tranne con Cell ovviamente. Con Cell non userò sta tonalità, non penso starebbe troppo bene. Adesso vado a colorare i capelli di Trunks e lascio qualche spazio in bianco, sempre per simulare i colpi di luce, e vado avanti a colorare il resto della testa, sempre col colore lilla. Finisco di colorare la pelle e i capelli di tutti i personaggi, tra virgolette, umani, e passo a colorare Cell. Cerco di replicare con diverse tonalità di verde i colori che ha nell'anime il nostro cattivone, che ammazza Oma. Quanto è brutto! Cioè, secondo me Akira Toriyama ha detto: no, faccio la roba più schifosa che posso fare, e ha disegnato questa versione di Cell. Ragazzi, fa veramente schifo e fa paura veramente sto qua. Adesso passiamo alla giacca di Trunks. Sono partito con l'idea di fare le ombreggiature con un pennarello, però non mi convinceva tanto, quindi ho deciso di colorare il resto della giacca con un colore uniforme e di lasciare stare per un po'. Vado a colorare intanto la tuta di Gohan del futuro, e essendo che è in Super Saiyan, la tuta sembra che si trasformi anche essa. Infatti da un arancione molto molto intenso passa a questo arancione che va sul giallo. Coloro la maglietta di Bulma e la bandana o il foulard o quello che ha sul collo il nostro C17, e ritorno a Trunks facendo le ombreggiature a matita e cambiando il colore che avevo scelto prima. Finisco di colorare la giacca di Trunks con le ombreggiature, do ancora qualche dettaglio al disegno e finalmente ve lo posso mostrare terminato. Ecco qua ragazzi, purtroppo non sono riuscito a registrare dei dettagli che ho dato al disegno, come un fondo, e finito di colorare la spada di Trunks e alcune cosette che hanno dato un po' più di epicità al mio disegno. Spero vi piaccia ragazzi, da parte mia è tutto, ma prima di andare vi ricordo di iscrivervi al canale, dare like, commentare qual è la vostra saga preferita di Dragon Ball Z, e se vi va di seguirmi nei miei social. Mi raccomando ragazzi, statemi bene, ci vediamo alla prossima, ciao!